sapevamo che in questo periodo qua il Bari sta incontrando un pochettino le squadre, diciamo, più importanti, tra cui anche il Catania. Una partita che, come tutte le altre, è da affrontare nel modo giusto. È una squadra che ha cambiato anche lei, allenatore, in questi giorni, quindi di conseguenza è sempre un'incognita, soprattutto per me che devo preparare la partita, e diventa un po' difficile capire che cosa troviamo, però sappiamo che è una squadra che è formata da giocatori di grande spessore, di grande individualità, e sicuramente contro il Bari andranno sempre oltre l'ostacolo, e quindi dobbiamo aspettarci una partita intensa, una partita, diciamo, complicata da affrontare, ma molto stimolante, perché andiamo su uno stadio, diciamo, bello, e sicuramente anche con un avversario di tutto valore. Un'altra cosa, lei ha parlato di cambi obbligati per la sfida contro il Catanzaro durante la partita. Abbiamo visto che ha cambiato di cendere, però anche per Rotta aveva bisogno di essere, diciamo, voleva uscire dal campo. Come stanno, e se ci dobbiamo aspettare, soprattutto in fase difensiva, un cambio di modulo, visto, cioè, come stanno i ragazzi, se ci sono indisponibili e chi sono? Sì, allora, adesso ci abbiamo allenamento oggi pomeriggio che dobbiamo valutare. Ieri chiaramente erano tutti un po' con dei problemi, e oggi valuteremo. Questa è una domanda che è difficile rispondere in questo momento, perché non so ancora bene il recupero che hanno avuto e soprattutto le condizioni in cui si trovano in questo momento qua, perché c'è Scavone che aveva problemi, Awa che aveva problemi, Di Cesare qualche problemino, quindi stiamo valutando l'allenamento di oggi. Eventualmente avete pensato comunque già ad alternative? Beh, sì, è chiaro che si guarda sempre, insomma, tutto quello che si ha a disposizione, quelli che stanno in condizione. Anche Bianco è uscito molto affaticato, lì ci sarà, voglio dire, se abbiamo un'alternativa che è Schiavone, invece, che ha giocato un po' di meno, ieri si è allenato anche abbastanza bene. E dietro abbiamo forse meno alternative, però ci abbiamo Kupic che potrebbe magari spostare Berra in mezzo se ci sono problemi in quelle situazioni lì, ma le soluzioni sono tante, non le dico tutte, dai. Salve mister, volevo concentrarmi su Schiavone che lei ha citato, sembra paradossalmente quello ora più in forma, diciamo, con meno acciacchi dei centrocampisti, potrebbe essere una delle certezze a centrocampo, e poi volevo chiederle anche se Catania può essere l'occasione per riprendere quei due punti magari persi solo nella tabella di marcia ad Avellino, perché poi avete affrontato un avversario in salute. A Schiavone è entrato molto bene contro il Catanzaro e chiaramente ha approfittato anche un pochettino del calo del Catanzaro, però ha svolto quel lavoro che era indispensabile in quel momento, perché ci ha permesso di riguadagnare campo, ci ha permesso di riprendere in mano la partita, e nel primo tempo, diciamo, l'abbiamo un po' sofferta, e quindi grande merito, diciamo, a lui. Ma è un giocatore che sappiamo che è un giocatore di qualità, un giocatore che sicuramente è importante per questa squadra. E per quanto riguarda poi il discorso del punto di Avellino, secondo me ci è stato molto utile, soprattutto per la crescita della squadra, per la consapevolezza degli errori che abbiamo fatto. E poi abbiamo visto, insomma, che l'Avellino ha vinto anche a Terni, quindi in linea di massima è stato un punto guadagnato. Sì, mister, è una Bari che sta diventando squadra, solido. Le chiedo il prossimo step qual è? Magari vedere una squadra più coraggiosa che provi sempre ad imporre il proprio gioco, anche credendo in avanti. Sì, per fare questo è l'obiettivo, per fare questo dobbiamo migliorare tanti piccoli particolari, che per esempio contro il Catanzaro erano indispensabili, mentre invece siamo stati un po' carenti soprattutto nel riproporre il gioco velocemente, nel riguadagnare campo velocemente, nel cercare di perdere meno palloni possibili e anche nell'aggredire, diciamo, all'altezza del centrocampo, perché l'abbiamo fatto molto bene in zone alte, ma in zone medie siamo stati meno aggressivi.
È chiaro che il tutto per diventare una squadra veramente importante ci vuole il tempo che ci vuole. Mister, è un discorso di prospettiva quello che faccio, perché già quello che è stato portato rispetto al passato, direi che tanto, lo dicono anche i numeri, come tra l'altro scrive anche stamattina Repubblica, insomma, è stato per tutti. Non pensa che si sfruttano poco in fase offensiva le fasce laterali, cioè riusciamo ad andare molto poco sul fondo e dare superiorità numerica, quella che sarebbe poi fondamentale per sfruttare le caratteristiche, per esempio di Antenucci, che si ritroverebbe con il suo film del gol, dei palloni magari più giocati. Chiaro che su questo c'è da lavorare, a che punto si... Ma guarda, noi per esempio a sinistra riusciamo a bucare sempre abbastanza bene, abbiamo avuto per esempio l'occasione di Berra nel primo tempo che poteva far gol con un'incursione di Costa proprio sulle fasce. E, sulla destra per esempio ci abbiamo fatto il gol con Antenucci su cross di Berra, però è chiaro che io capisco la domanda perché magari si vorrebbe più continuità su queste cose, e questo è riferito proprio al discorso che facevo prima, che bisogna avere più forza nell'avere in mano la partita, nel dare più continuità alla fase offensiva. In quel caso lì si riesce anche a lavorare con più continuità sulle fasce, però la squadra, diciamo che nelle sue corde, ha la possibilità di lavorare in ampiezza. Mister, tracciando la classifica avulsa delle ultime 6 giornate, cioè da quando lei ha preso in mano le redini del Bari, lei ha fatto più punti di tutti, 14, assieme alla Regina e al Potenza, quindi la matematica le dà già questa certezza, ma spesso dice che il suo obiettivo è far giocare questa squadra al meglio delle sue potenzialità. Quanto conta per lei vincere convincendo? Quanto conta il bel gioco per Vivarini? Ma io, perché io ho una convinzione che se una squadra gioca bene vince, e quindi di conseguenza, siccome l'obiettivo che abbiamo noi è quello di vincere, bisogna giocare per forza bene. Sono concatenate le due cose. È chiaro che non è mai facile, non è mai scontato, bisogna lavorare tantissimo sui particolari. E il discorso poi dei risultati in questo momento qua erano, purtroppo era troppo importante fare questi punti, perché altrimenti si perdeva posizione in classifica e poi si poteva compromettere, diciamo, l'andamento di tutto il campionato. Quindi io l'ho detto, dobbiamo essere bravi ad arrivare a gennaio con questa classifica nel frattempo lavorare tantissimo per cercare di ottenere il bel gioco, di ottenere una squadra che sia ancora più vincente di quello che è adesso. Buongiorno mister, senza dubbio il Bari dal suo arrivo ha beneficiato del fatto che ha puntato su una certa identità, su una squadra più o meno fissa, su un certo modo, su una certa formazione di base. Questa cosa oggettivamente mi ha tratto beneficio. Le chiedo però, se questa è la parte positiva, l'aspetto positivo, quanto è difficile per un allenatore poi tenere vivi, tenere sempre sul pezzo coloro che non fanno parte del 11 titolare? Allora, io ho ragionato in questo senso: quando si subentra bisogna avere le idee chiare, e soprattutto per cercare di ottenere nel più breve tempo possibile certi equilibri è importante dare continuità diciamo, a una formazione, ma questo non significa che, voglio dire, si tralascia gli altri componenti di una rosa. Tengo tutti in grandissima considerazione, anche perché in questo campionato io per la prima volta faccio i 5 cambi, quindi in linea di massima domenica ho fatto 3 cambi insieme, e quindi di conseguenza sono stati un pochettino impegnati un po' tutti, a parte qualcuno che purtroppo, per esempio faccio il riferimento a Floriano che ho detto già dopo la partita, che viene un pochettino penalizzato proprio dal tipo di modulo e dall'andamento anche stesso delle partite, perché chiaramente nel momento in cui sei in vantaggio è chiaro che fai altri pensieri, altre valutazioni. Però voglio dire, la valutazione della rosa è da farla con grande attenzione, perché vedi, ti viene meno Amlili e gli altri si devono far trovare sempre molto molto pronti.
però penso che sia indispensabile dare continuità a chi è che magari fa bene, perché gli automatismi, l'intesa tra di loro sicuramente cresce. Mister, le chiedo, giustamente l'altra, 2 giorni fa si è soffermato sulla prova encomiabile della difesa. È anche vero che nelle ultime 3 partite interne il Bari ha fatto 8 gol e ne ha subiti solo 0, quindi prova di un buon collettivo, non solo della difesa. Stiamo costruendo il nostro fortino per la promozione anche e soprattutto in casa, è d'accordo? E quanto è importante anche il contributo dell'attacco? Ma allora, il primo concetto importante che ho portato dentro lo spogliatoio è quello di... Nel calcio non è un gioco individuale, ma bensì un gioco di squadra. Se si prende gol non è colpa del portiere, del reparto difensivo, ma bensì è colpa di tutti. Di conseguenza adesso il reparto difensivo ne sta beneficiando sicuramente del lavoro anche degli attaccanti, perché se andate a guardare anche la partita di domenica c'è stata una pressione da parte di Antenucci e di Simeri fatta nel modo giusto, e chiaramente poi ne beneficia un po' tutta la squadra. È chiaro che l'equilibrio, la solidità di una squadra sono gli ingredienti più importanti per arrivare a un obiettivo importante a fine campionato. Di solito si dice sempre che chi prende meno gol vince. Grazie. Nella prima volta che ha fatto un pareggio vi è capitato di incrociarvi? No, mi sembra a Livorno, penso a Livorno, sì, a Livorno l'anno scorso l'ho già incontrato. Grazie, buon lavoro. Ci vediamo. Ciao.